Quando giocate le schedine non sapete come vincere? Vi do un consiglio, passate sul canale Telegram di BetPro. Io ve lo lascio qua sotto in descrizione. Grazie e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati qui con una serie che tanto vi piaceva lo scorso anno e quindi per queste ultime giornate ho deciso di riportarvela perché insomma penso vi interessi. La scarpa d'oro. Chi vince la scarpa d'oro? Lo scorso anno alla fine l'ha vinta Messi. Poi purtroppo la serie è diventata anche noiosa perché a 10 giorni dalla fine Messi aveva dato una pista a tutti. Quest'anno però mi sembra molto molto più aperta la situazione e quindi ho deciso di andare a valutare il tutto. Partiremo ovviamente sempre dal decimo posto a salire. Qua vi metterò nel tablet, anzi nell'iPhone X, come sempre, nell'iPhone X, come prepara a voi, come sempre, i primi 10, partendo dal decimo, ragazzi, per darvi un aggiornamento settimanale. Detto questo, vi ricordo che la regola dice questo: alcuni campionati hanno il moltiplicatore a 2, altri a 1,5, altri a 1. Se lo scorso anno il Portogallo aveva il moltiplicatore a 2 perché era la nazionale che aveva dato i natali a più vincitori della scarpa d'oro, quest'anno giustamente gliel'hanno riabbassato a 1,5 per via del ranking. Hanno invece alzato a 2 quello della Francia, che lo scorso anno era 1,5 e Cavani, nonostante ha fatto 275 gol, non si è visto ricevere la scarpa d'oro. Detto questo, partiamo subito dal decimo. Complimenti veramente tanto. Il decimo, ragazzi, è Jonas del Benfica, che anche quest'anno continua a segnare, anche quest'anno come lo scorso anno dà filo da torcere ai migliori. Il suo moltiplicatore si è abbassato, quindi nonostante ha fatto 25 gol ed è quello che ha segnato di più in Europa, ragazzi, è il giocatore ad aver segnato di più in Europa, in questo momento sarebbe primissimo, però gli hanno abbassato il moltiplicatore, quindi starà rosicando come un cane. Ha fatto 25 gol, quindi 25 per 1,5, potete vedere qui sotto il suo punteggio, quindi Jonas la foto qua, il punteggio sotto è di 37,5, quindi Jonas 37,5. Al nono posto, ragazzi, c'è... al settimo posto, perché ora ci sono tre giocatori, ragazzi, tutti a 40 punti. Il primo è Neymar, che ha fatto 20 gol, quindi per due sono 40 punti. Neymar, giocatore brasiliano, che con il Paris Saint-Germain ha fatto 20 gol fino a questo momento. Poi Suarez, che ne ha fatti 20 anche lui con il Barcellona, diciamo. E poi Lewandowski, ecco, sempre foto, 20 gol anche lui. Diciamo che questi tre sono tutti e tre giocatori che sì, ci stanno, è giusto e va bene. Però mi aspettavo un pochino di più, specialmente da Lewandowski, che 20 gol sono un po' pochini per quanto riguarda, insomma, il suo solito modo di segnare, diciamo, in serie, seriale. Andiamo avanti, procediamo, perché al sesto posto, ragazzi, abbiamo lui, eccolo qua, il Kun Aguero. Aguero che ha fatto 21 gol, quindi 42 punti, ragazzi. Aguero, centravanti del Manchester City, che quindi si piazza al sesto posto, dietro secondo me a quasi mostri sacri, tranne qualcuno che insomma ci sta sorprendendo parecchio, due direi esattamente. Aguero si piazza lì e per me potrebbe continuare così. Diciamo che se è un po' calato è perché il Manchester City non gioca più troppo con la testa al campionato a farne 9 a ciascuno, perché ora punta più che altro alla Champions League. Il campionato è praticamente archiviato. Al quinto posto, quello che probabilmente per molti è il migliore al mondo, per altri, ragazzi, è il migliore al mondo insieme a un altro. Sto parlando comunque di lui, Lionel Messi, ragazzi. Messi che ha fatto 22 gol e quindi ha 44 punti. È in solitaria il quinto migliore, però pensate, ragazzi, che Messi quinto migliore, qualcosa di storto c'è. Diciamo anche comunque che gli mancano due reti per raggiungere il primo. Ricordiamo che alla scarpa d'oro contano solamente i giocatori, cioè solo i gol in campionato, quindi insomma come classifica ci sta anche. Però diciamo insomma che da Messi ci si aspetta un po' di più. Certo è che se la prossima partita fa una tripletta già ha ripreso tutti, però insomma non è che stia andando così bene. Ci sorprende più che altro Ronaldo, che ha fatto 14 gol, quindi ha 28 punti e si trova persino dietro di tanto, ragazzi, rispetto a Fabio Quagliarella. Tanto rispetto a Fabio Quagliarella, ancora di più rispetto a Icardi, tanto dietro a Falcao. Cristiano Ronaldo quest'anno in campionato ha fatto veramente male. Al quarto posto non posso far altro che, anzi no, vado direttamente al terzo posto, ragazzi, perché al terzo posto abbiamo due giocatori. Il primo è un giocatore che io amo, lo conoscete benissimo, sta facendo il devasto
posto, il primo di questi tre ovviamente, di questi due del terzo posto, sta facendo il devasto in campionato ed è Mohamed Salah. Mohamed Salah, Mohamed Salah! A Liverpool, ragazzi, giocatore della Madonna, ovviamente lo conoscerete, egiziano, ha fatto 23 gol, ragazzi, in totale ha fatto 46 punti. Salah, 46 punti. Pari con lui un giocatore del nostro campionato, Ciro Immobile. Anche Ciro Immobile, con la partita, con la rete di ieri contro il Sassuolo su calcio di rigore, ha fatto 23 reti, 46 punti, ragazzi. Qualcosa di eccezionale, veramente. Al primo posto ci sono due giocatori che dividono, ve li metto insieme perché, insomma, metterli divisi mi sembrerebbe anche scorretto. Che dividono il proprio il primato, anzi, sono Harry Kane e Edinson Cavani, ragazzi. Cavani, centravanti uruguaiano del Paris Saint-Germain, Harry Kane, centravanti inglese del Tottenham, entrambi hanno fatto 24 reti e quindi hanno 48 punti. Ora, la situazione non è poi così difficile da riprendere, perché se pensiamo comunque che, non dico il decimo perché ha un moltiplicatore diverso, ma già il nono è a 4 gol dal primo, quindi se in una partita a Lewandowski parte la sciabaraba, il Bayern Monaco vince 8-1 e lui ne fa 5... praticamente salta in testa, diciamo, dipende anche se gli altri segnano, quindi è molto molto aperto. Sono contento di potervi fare questa idea, di riportarvi questa serie che ovviamente porto io su YouTube, ancora nessuno l'ha portata, quindi insomma la rifaccio prima che qualcuno me la copi, perché insomma è facile che questo accada. Per me, ragazzi, è molto 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 aperto tutto quanto, sono contento, spero che la vinca Immobile, al di là del fatto che è della Lazio, non mi frega niente, è italiano e poi a me piace Immobile, quindi spero che riporti questa scarpa d'oro in Serie A. Quando è l'ultima volta che abbiamo vinto la scarpa d'oro? Non mi ricordo se è Toni o Totti, adesso la vado a cercare. Mi sembra che era Totti, o Totti o Toni, non mi ricordo se Toni l'ha vinta prima di Totti o Totti l'ha vinta prima di Toni. Allora, ecco, 2006-2007, quindi 11 anni fa l'ultimo a vincere la scarpa d'oro è stato Francesco Totti con la Roma. Pensate, ragazzi, fece 26 gol, cioè adesso l'hanno già eguagliato quasi, 26 gol in 52 partite. L'anno prima lo vinse Toni con la Fiorentina facendo 31 gol in 62 partite. Pare strano, ragazzi, che si è toccato vertici della Madonna, cioè pensare, cioè è successo che Higuain ha fatto 36 gol e non l'ha vinta, ma per dirvi, l'anno scorso Messi ne ha fatti 37, l'anno prima Suarez ne ha fatti 40, l'anno prima Ronaldo 48, ma addirittura, ragazzi, c'è stato un anno, il 2011-2012, che Messi ha fatto 50 gol, ha chiuso con 100 punti, una cosa assurda, clamorosa. Detto questo, ragazzi, mi piace in questo momento tantissimi piace da voi ogni settimana questa serie, se non mi date tantissimi piace questa serie non la porto più. Io vi ringrazio come sempre per la visione, se vi è piaciuto mi piace, in caso contrario un dislike, iscrivetevi al canale come sempre se ancora non l'avete fatto, bocciolo all'aereo come sempre, ci vediamo al prossimo video.